Noi nati durante la guerra, subito dopo, abbiamo sperato veramente che il mondo ormai era libero dalle guerre, che certe cose non sarebbero mai più successe, ma sicurissimi, convinti. Ci siamo accorti che niente è mai dato per certo, per acquisito. E oggi forse veramente, proprio perché ne sappiamo tanto, ci dobbiamo preoccupare parecchio. Siamo attualmente davanti alla sede numero uno del campo di concentramento di Casoli. Il campo è stato attivo dall'estate del 40 fino al 44. Il primo gruppo di internati consisteva in 51 ebrei triestini. Questa foto è stata fatta meno di un mese dopo il loro arrivo a Casoli. E lei vedrà tanti occhi sfuggenti, lontani, gente che non si sa dove guarda. Molti sono già provati o presi in questa situazione di incertezza, di non sapere perché siamo qui seduti su questa gradinata. Questo che vedete alle mie spalle è Palazzo Tilly, una bellissima dimora signorile, attualmente ristrutturata, riabilitata, e gli attuali proprietari hanno scoperto anche loro, proprio venendo a Casoli, che nelle cantine di questo palazzo erano stati albergati nei primi giorni del loro arrivo proprio gli ebrei. Vede, per esempio, qui abbiamo fatto le foto, l'ex municipio, Palazzo Tilly qua sotto e poi ex cinema Dépendance di Palazzo Tilly. Tre sedi di un campo di concentramento. Oggi purtroppo non siamo fortunati. Questa nebbia nasconde un po' tutto, altrimenti delle giornate di sole più limpide all'orizzonte si vede anche la linea del mare. E questo era uno dei posti preferiti dagli internati per non restare chiusi in quel camerone in tanti, tantissimi, senza un minimo di privacy, di tranquillità, e approfittavano anche d'inverno del tiepido sole proprio in questo tratto, in questo spazio qui, quest'angolo rotondo di muretto davanti alla casa piccola. A Casoli, tutti i più grossi avvenimenti della Grande Guerra, della Seconda Guerra Mondiale, sono passati da qui. Qui è nata la Brigata Maiella. Noi eravamo sulla linea Gustav e noi abbiamo avuto il campo di concentramento. Tutti i simboli più forti di questa guerra ce li siamo ritrovati in casa. E Casoli è stata anche accogliente. Casoli aveva superato i 20.000 abitanti con tutti gli sfollati. Le abbiamo avute tutte. Dovremmo essere veramente vaccinati. Eppure anche qui ogni tanto bisogna fare il richiamo al vaccino. Una cosa molto importante è la definizione appunto del concetto di campo di concentramento fascista. Purtroppo, quando noi evochiamo questa espressione campo di concentramento, ci viene subito in mente il Lager Nazionalsocialista, che possiamo pensare immediatamente ad Auschwitz e quindi al filo spinato, alle camere a gas. Però i campi fascisti non furono questo. I campi fascisti appunto venivano definiti di concentramento perché letteralmente all'interno di questi edifici che il Ministero dell'Interno, la divisione di pubblica sicurezza, sceglieva per adibire appunto a campi di concentramento, internava in questi luoghi le categorie che il regime fascista perseguitava, le cosiddette categorie definite pericolose in contingenze belliche. Le categorie che noi abbiamo in Abruzzo sono praticamente tutte le categorie che il regime ha perseguitato, quindi abbiamo ebrei stranieri, Rom e Sinti, deportati civili dall'ex Jugoslavia quando l'Italia insieme alla Germania Nazionalsocialista inizia l'invasione nel 41, vengono
Ora appunto questi cigli vengono deportati perché definiti antifascisti, sovversivi, nemici del regime, ma noi poi sappiamo benissimo dai documenti che in realtà naturalmente i provvedimenti di internamento erano molto arbitrari, non c'era una condanna vera e propria, ma si veniva appunto internati anche soltanto per sospetto. I campi l'Abruzzo è stato scelto dal Ministero dell'Interno come la regione ideale per poter allestire questo sistema proprio per la sua natura geografica, è una natura isolata, geograficamente e morfologicamente complessa e quindi aveva tutte quelle caratteristiche che in qualche modo permettevano appunto l'isolamento dalle città, dalle grandi vie di comunicazione, anche dal fronte di questi internati. Dietro questi documenti noi abbiamo la storia delle persone, ritroviamo delle lettere che all'epoca furono censurate e che noi oggi, dopo circa oltre 70 anni, possiamo finalmente rileggere e ci rendiamo conto che ci sono delle vite umane che sono state travolte da questa ondata di razzismo, di persecuzione, che in qualche modo poi nelle lettere riscopriamo una umanità che in quel momento il regime fascista cercava di cancellare attraverso delle espressioni che noi ritroviamo frequentemente in tutta la documentazione, ossia lo straniero, l'indesiderabile, l'ebreo, l'internato in oggetto. Invece ora con questo progetto di documentazione campocasoliu.org abbiamo cercato di ridare questa umanità che appunto in quegli anni fu cancellata.